Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è semplicemente leggiamo la Bibbia insieme. Noi stiamo qui tutti i giorni per la grazia di Dio a leggere la parola, abbiamo incominciato tempo fa a leggere la Bibbia, è esattamente questo, abbiamo incominciato Genesi capitolo 1 versetto 1. Ora noi stiamo per concludere nelle prossime puntate, anzi proprio in questa puntata, l'Antico Testamento. Quindi è con grande gioia che noi vogliamo dare continuità alla lettura, concludendo la lettura dell'Antico Testamento e subito dopo incominciando la lettura del Nuovo. Come sapete per alcune settimane non abbiamo potuto leggere la Bibbia insieme per motivi già conosciuti da voi per il summer camp che è stata una grande benedizione quindi ora come ieri abbiamo fatto ora noi faremo una lettura un po' più lunga del solito e leggeremo diverse puntate in un'unica puntata, in modo che noi possiamo arrivare alla data odierna. Quindi ti invito a venire con me a leggere la parola del Signore. Noi che stiamo qui proprio in questo tempo di lettura, continueremo nel libro del profeta Zaccaria. Eh, già inizialmente concluderemo la lettura di Zaccaria, dopo incominceremo Malachia, e subito dopo il libro del Vangelo, ossia il Vangelo di Matteo, primo libro del Nuovo Testamento. Allora, incominciamo subito Zaccaria, capitolo 10, fino al capitolo 14, che è l'ultimo capitolo del profeta Zaccaria. Parola di Dio. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia a ciascuno erba nel proprio campo. Poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini vedono menzogne e i sogni, dice la parola di Dio, mentono e danno un vano conforto. Perciò costoro vano, smarriti come pecore, sono afflitti perché non c'è pastore. La mia ira si è accesa contro i pastori e io punirò i capri, perché il Signore dell'esercito visita il suo gregge, la casa di Giuda e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il paletto, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i condottieri insieme. Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia combatteranno perché il Signore è con loro ma quelli che sono in groppa ai cavalli saranno confusi io rafforzerò la casa di Giuda salverò la casa di Giuseppe e le ricondurrò perché ho pietà di loro saranno come se non li avessi mai scacciati perché io sono il Signore il loro Dio e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno. Il loro cuore esulterà nel Signore. Con un fischio li raccoglierò perché li voglio riscattare. Essi si moltiplicheranno come già si moltiplicarono. Poi li disperderò fra i popoli, essi si ricorderanno di me nei paesi lontani, vivranno con i loro figli e torneranno. Io li farò tornare dal paese d'Egitto e li raccoglierò dalla Siria. Li farò venire nel paese di Galaad e in Libano, ma non vi si tornerà posto. Non si troverà posto sufficiente per loro. Egli passerà per il mare della distretta, ma nel mare egli colpirà i flutti, e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. L'orgoglio della Siria sarà abbattuto, e lo scettro d'Egitto sarà tolto via. Li renderò forti nel Signore, ed essi cammineranno nel Suo nome, dice il Signore. Zaccaria capitolo 11 Libano, apri le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri. Urla, cipresso, perché il cedro è caduto e gli alberi magnifici sono devastati. Urlate querce di Basan, perché la foresta impenetrabile, impenetrabile è abbattuta. Si odono i lamenti dei pastori perché la loro gloria è distrutta, si ode il ruggito dei leoncelli perché le rive lussureggianti del Giordano sono devastate. Così parla il Signore, il mio Dio, pasci le mie pecore destinate al macello. Quelli che i compratori uccidono senza rendersi colpevoli, delle quali i venditori dicono, sia benedetto il Signore, io mi arricchisco. Quelli che i loro pastori non risparmiano affatto, poiché io non risparmierò più gli abitanti del paese, dice il Signore. Anzi, ecco io abbandonerò gli abitanti, ognuno in balia del suo prossimo e in balia del suo re. Essi schiacceranno il paese e io non libererò nessuno dalle loro mani. Allora io mi misi a pascolare le pecore destinate al macello e perciò le più misere del gregge mi presi due bastoni, chiamai l'uno favore e l'altro vincoli e mi misi a pascolare il gregge. Lo soppressi tre pastore. In un mese persi pazienza con loro, e anche loro si erano disgustati di me. Io dissi: Non vi porterò più al pascolo, la moribonda muoia, quella che sta per perire, perisca, e quelle che restano ridivorino l'una la carne dell'altra. Presi allora il mio bastone favore e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Quello fu annullato e in quel giorno e le pecore più misere del gregge che mi osservavano conobbero che quella era la parola del Signore. Io dissi loro, se vi sembra giusto datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario trenta cicli d'argento. Il Signore mi disse, gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi trenta cicli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio. Poi spezzai l'altro bastone, vincoli, per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele. Il Signore mi disse, prenditi anche gli arnesi, di un pastore stolto. Poi perché io susciterò nel paese un pastore che non si curerà delle pecore che periscono, non cercherà delle disperse, non guarirà, guarirà le ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi. Ma mangerà la carne delle grasse e strapperà loro perfino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge. La spada gli colpirà il braccio e l'occhio destro. Il braccio gli si seccherà del tutto e l'occhio destro gli si spegnerà completamente. Zaccaria capitolo 12 Oracolo, parola del Signore. Riguardo a Israele, parola del Signore che ha disteso i cieli e fondata la terra, e che ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di istordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. In quel giorno dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli, e di delirio quelli che li cavalcano, io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. I capi di Giuda diranno in cor luoro: Gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nel Signore dell'Eserciti, loro Dio. In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un bracieri ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni, essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo a Gerusalemme. Il Signore salverà prima le tende di Giuda perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non si inalzino al di sopra di Giuda. In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui fra loro vacilla. Che fra, colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno ci sarà un gran luto in Gerusalemme, pari al luto di Adadrimon, nella valle di Megiddo. Il paese farà cordoglio ogni famiglia per il proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Natan da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Levi da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia dei Simeiti da una parte e le loro mogli da un'altra parte ogni famiglia rimasta da una parte e le mogli da un'altra. Zaccaria capitolo 13. In quel giorno vi sarà, vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione, anche se i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese, se qualcuno farà ancora il profeta, suo padre e sua madre che l'hanno generato, gli diranno, tu non vivrai perché dici menzogne nel nome del Signore. E a suo padre e a sua madre che l'hanno generato lo trafiggeranno perché fa il profeta. In quel giorno i profeti avranno vergogna, ognuno della visione che annunciava, quando profettava, non si metteranno più il mantello di pelo mentire ciascuno di loro dirà io non sono profeta sono un lavoratore della terra qualcuno mi comprò fin dalla mia giovinezza gli si domanderà che sono quelle ferite che hai nelle mani e risponderà sono ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici insorgi o spada contro il mio pastore contro l'uomo che è, mi è Compagno, dice il Signore dell'esercito, colpisce il pastore e siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli in tutto il paese. avverrà dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo tra raffinerò come si raffina l'argento lo proverò come si prova loro, essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo. Ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria capitolo 14, l'ultimo capitolo di questo libro profetico. Ecco viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà quelle nazioni come lui combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli olivi che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli olivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una gran valle. Metà del monte si ritirerà, ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si stenderà fino ad Azal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Il Signore, mio, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. In quel giorno non ci sarà più luce. Gli astri brillanti si ritireranno il loro splendore. Sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. In quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme metà delle quali volgerà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra, in quel giorno il Signore sarà unico, e unico sarà il Suo nome. Tutto il paese sarà mutato in pianura, da Geba a Rimon, a sud di Gerusalemme. Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta di Beniamino fino alla prima porta, la porta degli angoli, e dalla torre di Annaneel agli strettoi del re. La gente abiterà in essa e non ci sarà più nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. I loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi, sarà, vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Giuda, steso, Comba Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme. Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate: oro, argento, vesti in grande abbondanza. Il flagello che colpirà i cavalli, i muli, i camelli, gli asini e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altro flagello. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a, quelle, a quelle, quelle delle famiglie della terra non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore delle eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia d'Egitto non sale, non viene neppure su di lei, né cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni. Che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione d'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. In quel giorno si leggerà sui sonali dei cavalli santità al Signore. Le pentole nella casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni e in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Amen. Quindi noi abbiamo appena letto il libro del profeta Zaccaria, ora noi stiamo per leggere il libro del profeta Malachia. Questo che è semplicemente l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Io faccio, mi prendo un sorso d'acqua, quindi una piccolissima pausa e noi subito incominciamo questo ultimo libro dell'Antico Testamento. Malachia capitolo 1, parola del Signore. Oracolo. Parola del Signore, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore. E voi dite, in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe, dice il Signore. Eppure io ho amato. Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacali del deserto. Se Edom dice: Noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Così parla il Signore dell'esercito: Essi costruiranno, ma io distruggerò. Saranno chiamati territorio dell'impietà popolo contro il quale il Signore è sdegnato per sempre. I vostri occhi lo vedranno e voi direte, il Signore è grande anche oltre i confini di Israele. Un figlio onora suo padre, un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome, ma voi voi dite in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato. Ma, voi, ma, ma dite in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia, bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore, dice il Signore eserciti Ora implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore eserciti Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte. Non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore delle eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome, si fanno offerte pure perché... Eh, grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Voi dite anche ah, che fatica! E mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati. E queste sono le offerte che fate, dovrei io gradirle dalle vostre mani dice il Signore maledetto è il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio una bestia difettosa poiché io sono un re grande dice il Signore delle eserciti e il mio nome è tremendo fra le nazioni Malachia capitolo 2 ora Quest'ordine è per voi, o oh sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Anzi, le ho già maledette perché non prendete la cosa a cuore. Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producono, vi getterò degli scrementi in faccia, gli scrementi delle vittime, Offerte nelle vostre feste e voi sarete portati fuori con essi. Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché suscita il mio patto con levi, e dissi Signore degli eserciti: Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace. Voi cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome. La legge di verità. Nella sua bocca non si trovava perversità, sulle sue labbra camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne allontanò dal male. Infatti, le labbra del sacerdote sono custodi della scienza, e dalla bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Ma voi vi siete sviati, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il mio patto di levi, dice il Signore degli eserciti, anch'io vi renderò spregevoli e, ab e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate i miei insegnamenti e, non, e, e avete dei riguardi personali quando applicate la legge. Non abbiano forse tutti un solo padre? Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creato uno stesso Dio, perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri? Giuda si è dimostrato infedele e l'abominazione è stata commessa in Israele e a Gerusalemme, perché Giuda ha profanato ciò che è santo al Signore, ciò che egli ama e ha sposato figli dei stranieri. A colui che fa questo il Signore sterminerà dalle tende di Giacobbe Che veglia e chi risponde e chi offre l'oblazione al Signore degli eserciti C'è un'altra cosa che voi fate Coprite l'altare del Signore di lacrime, di pianto e di gemiti In modo che Egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani Eppure dite perché? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Ma, ma direte voi, non ce n'è un altro che fece così e tuttavia lo Spirito rimase in lui. Ma perché quelluno lo fece? Perché cercava la discendenza promessa gli da Dio. Badate dunque al vostro spirito e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché io odio il ripudio, dice il Signore Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza la sua veste. Dice il Signore degli eserciti, badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Voi stancate il Signore con le vostre parole eppure dite in che modo lo stanchiamo? Quando dite chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. E quando dite dov'è il Dio di giustizia? Malachia capitolo 3. Ecco, io vi mando il mio messaggero, che spianerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco egli viene, dice il Signore dell'Esercito. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà. I figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni passati. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano che fanno torto allo straniero e che non hanno timore di me, dice il Signore dell'esercito. Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi, o oh figli di Giacobbe, non siete ancora consumati fin dal tempo dei vostri padri, e voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me. E io tornerò da voi, dice il Signore dell'Esercito, ma voi dite in che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate, ma voi dite in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa poi mettetemi alla prova in questo dice il Signore dell'esercito vedrete se io non vi aprirò del, le cateratte del cielo e non vi riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo la vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna dice il signore dell'Esercite. Tutte le nazioni vi proclameranno beati perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto è inutile servire Dio. E que vantagem che é a observar e suoi preceti e a vestir-se a luto davanti ao Senhor Signore dell'Esercito? Ora, nós proclamamos beati e superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente, prosperano si. Sì. Sentono Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Malachia capitolo 4, l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come la stoppia. Il giorno che viene li incenderà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali voi uscirete e salterete come vitelli fate uscire dalla stalla voi calpestereste gli empi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo dice il Signore dell'esercito ricordatevi della legge di Mosè mio servo al quale io diedi sullo leggi e precetti per tutto Israele Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di esterminio. Parola del nostro Signore. Noi facciamo una brevissima pausa in questo momento, ma un momento proprio per pregare al Signore perché noi abbiamo letto l'intero Antico Testamento, quindi dal Libro di Genesi fino al profeta, di, ma, profeta Malachia. Abbiamo letto ogni singola parola di questo uh, Testamento, il Primo Testamento, il più lungo perché ci sono 39 libri nell'Antico Testamento, noi che seguiamo abbiamo il canone ebraico, ok? Quindi non abbiamo un canone cattolico, romano, però noi abbiamo un canone ebraico, quindi tutti i libri contenenti nella Bibbia ebraica, noi abbiamo letto tutti i singoli libri uno dopo l'altro, parola dopo parola. Padre Santo, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io ti ringrazio per la lettura della tua parola, questa parola ricca, benedetta, potente, che istruisce il nostro cuore. Noi ti preghiamo, Signore, che in quest'oggi tu possa istruire il nostro cuore e possa, Signore, tu, come dice la tua parola, volgere il cuore dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri, perché, Signore, tu possa trasformare la nostra vita e, Signore, avendo un cuore che è veramente, Signore, ravveduto davanti a te, noi possiamo essere, per la tua grazia, Signore, essere risparmiati dalla condanna eterna, per mezzo del Messia, che già era promesso e stato promesso nell'Antico Testamento e che ora, Signore, che ci apprestiamo a leggere il Nuovo Testamento noi vediamo, Signore, l'esaudimento di questa profezia meravigliosa quando Dio stesso nella persona di Dio Figlio scende, si incarna per portare la salvezza, il perdono la rigenerazione e la speranza viva di una vita eterna. A te la gloria oggi e in eterno nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. Io mi faccio un sorso d'acqua, non so te, ma ho bisogno di un sorso d'acqua prima di continuare, anche perché siamo davvero contenti e continueremo a leggere la Bibbia, però ora il Nuovo Testamento. Quindi incominciamo subito la lettura del Vangelo di Matteo. Noi abbiamo quattro Vangeli, il primo Vangelo che noi abbiamo nel Nuovo Testamento è il Vangelo di Matteo, quindi ora noi incominciamo subito questa lettura della parola del Signore, che tra l'altro è la presentazione di Cristo Gesù, la sua genealogia, quindi un Vangelo estremamente collegato all'Antico Testamento. Matteo capitolo 1, parola del Signore. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davide, filho de Abraão. Abraão generou Isaac. Isaac generou Jacobe, Giacobbe generou Giuda e i suoi fratelli. Giuda generou Fares e Zara da Tamar. Fares generou Esrom. Esrom generou Aram. Aram generou Aminadad. Aminadad generò Naason, Naason generò Salmon. Salmon generò Boos da Raab. Boos generò Obed da Ruth. Obed generò Iese. Iese generò Davide, il re. Davide generò Salomone e da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Josafat, Josafat generò Joram, Yoram generò Uzia, Uzia generò Ioatam. Ioatam generò Acas e Acas generò Ezequiel. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon. Amon generò Josiah, Josia generò Ieconia e i suoi fratelli al suo tempo, dalla deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Yeconiah generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. La nascita de Jesus Cristo havia in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa esposa a Giuseppe e, prima che fossero venute a stare insieme, se si trovou intinta per l'opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, que era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, se si propose di lasciarla secretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere con te tua moglie, Maria come tua moglie, perché ciò che è in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. E non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Matteo capitolo 2 Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode, dei magi d'oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e turbato tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betleme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta, e tu, Betleme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascherà il meu popolo Israel. allora Herode, que a nascosto de nascosto image, se si informou exatamente da loro del tempo em cui la stela era parça E mandandoli a Betlemme disse loro: Andate e chiedete informazioni precise sul bambino. E quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito e repartirono, e la stella che avevano vista in oriente. Andava davanti a loro finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. madre prostratosi, lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi avvertiti in sonno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dopo che furono partiti un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse, alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò uccidere tutti i maschi che erano in Betlime e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in rama, un pianto, un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse. Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Maudito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre». Ebbe paura di andare là e avvertito in sogno si ritirò nella regione della Galilea. E venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che gli, egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Matteo capitolo 3 in quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: Ravedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò, infatti il profeta Isaia, quando disse: 'Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di camello e la cintura del, di cuoio intorno ai fianchi, e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano, accorrevano a lui, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e saducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abraamo perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteso con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. E io non sono degno di portargli calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con il fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù le rispose, sia così ora. Poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia, allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che, dice, che disse: Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose e altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la gloria, la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Gesù, dito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e lasciata Nazareth, venne ad abitare in Capernaum Città sul mare, ai confini di Zabulon e Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla via del mare di là dal Giordano, dalla Galilea dei Pagani. Il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su quelle che erano nella contrada e nell'ombra della morte una luce si è levata. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire Ravedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro: Venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Ed essi lasciate subito le reti e lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali erano nella barca con Zebedeo loro padre. Rassettavano le reti e li chiamò. Essi lasciando subito la barca e il padre loro lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli eh, recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grande, grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Matteo capitolo 5 Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il Reino dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi. Perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. e perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte, non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere, ed essa fa luce, luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre. Buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto». Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi o dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito quello che fu detto agli antichi, non, uccide, non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si addira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto a suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì. Ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te? Lascia là la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi viene a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito quello che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella giena tutto il corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e getta la via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella giena tutto il tuo corpo. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie, li dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa con lei che è mandata via, commette adulterio. L'avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurate neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Voi avete udito quello che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E, eh, e a chi vuol litigare con te, e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un milio, fane con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. «Benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siete siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, celeste. Matteo, capitolo 6 Questo è l'ultimo capitolo che noi leggeremo per questa puntata. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fa l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e tuo padre, che ne vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate gli, agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate non abbiate un aspetto malincolico come uh, gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità: questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni Ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo dove né la tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gili della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba... Dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Parola del Signore. Wow, che lettura, che lettura. Noi abbiamo fatto gli ultimi capitoli del libro del profeta Zaccaria, abbiamo letto Malachia, abbiamo letto Matteo capitolo 1 fino al capitolo 6 e io ti aspetto domani perché noi possiamo dare continuità e già da domani praticamente noi riusciremo a mettere pari la nostra lettura, continueremo la nostra, eh, il nostro cammino nel Vangelo di Matteo, quindi domani partendo dal capitolo 7. E spero arrivare fino al capitolo 12 per domani, ok? Quindi eh, 12 o 10, comunque non vi preoccupate, dopo ci penso io a dirvi esattamente tutto quello che dobbiamo leggere, ma vi posso garantire che noi saremo pari e dopo la lettura ritornerà a una lettura un po' più breve, ossia abbiamo fatto queste due o tre puntate più lunghe per poter raggiungere il nostro obiettivo di concludere l'anno del 2022, il 31 di quest'anno del dicembre 2022, avendo letto l'intera parola del nostro Signore. Allora, mio caro amico, amica, fratello e sorella in Cristo, non mi resta che darti un fortissimo abbraccio, un santo bacio in Cristo. Medita in questa parola potentissima, parola di Dio, viva, efficace, che trasforma la nostra vita, mettila veramente, profondamente, radicalmente nel tuo cuore, piantala grandemente in te e tu vedrai tanti frutti per la gloria del Signore. Dio ti benedica, ti aspetto domani se il Signore così vorrà, nel nome di Gesù, amen.